Parliamo, ci ascoltiamo, discutiamo, ma cominciamo a coltivare, a mangiare, a produrre, a scambiare. E questo deve crescere, perché questo è, secondo me, io magari mi sbaglio, ma la nostra prospettiva. La società da cui veniamo, in cui siamo nati in qualche modo, a torto a ragione ha preso una direzione che, come dire, paradossalmente vorrebbe escluderci, e per un po' qualcuno di noi magari ha sofferto di questo meccanismo, si è sentito chiuso fuori. Ma io in realtà lo rivendico e dico evviva, sono loro che si sono chiusi dentro, i loro formicai da 15 minuti per andare a 30 all'ora a comprare il pane, a tornare a casa, a farsi iniettare di tutto. Cioè ci stiano in quei posti maledetti, noi dobbiamo vivere in posti come questi, vivi, loro e noi. Basta, finito qua. Grazie a tutti. Aspetta, dai. Voglio chiarire perché tu hai fatto dei video per noi proprio, no? Anche sul concetto di pensare, perché è un verbo questo... che lo usiamo spesso, io penso, io credo, io rifletto, riflettere, però andiamo poco sul vero significato della parola pensiero. Magari prima di lasciarci ci fai una piccola... Sì, volentieri, no, io sono andato corto perché non so, ci sono altre persone che hanno tante cose importanti da dire, non volevo assolutamente dilungarmi troppo, soprattutto come rompighiaccio, però se mi lanci l'assist, tra l'altro ne ho parlato proprio anche ieri a Gambassi per caso, perché anche lì non avevo un'idea in mente, non mi è venuta lì al momento, ho citato questa cosa, proprio questo passaggio di cui parli. Per chi non lo sapesse, io vengo dalla criminologia applicata, mi sono occupato per parecchi anni di tecniche di interrogatorio, di meccanismi di costruzione della percezione di realtà e di identità, come funzionano, dove iniziano, che percorso hanno, che cosa li fa scattare, in che direzione, eccetera eccetera. Per cui diciamo che per me l'idea di capire che cos'è pensare è abbastanza centrale. E mi sono reso conto che io stesso, come la maggioranza delle persone, usiamo il verbo pensare in modo completamente improprio normalmente, perché diciamo io la penso così, oppure ho pensato questa cosa e diciamo delle cose quando non le abbiamo pensate noi. Le abbiamo, nel 99% dei casi, noleggiate. Cioè abbiamo sentito da qualche parte dei pensieri che qualcun altro ha costruito, che per qualche motivo ci risuonano, non necessariamente quelli mainstream, cioè non è che necessariamente dobbiamo aver sentito le scemenze del TG5 o roba del genere o di Open, però possono anche essere magari pensieri molto acuti, molto intelligenti, molto profondi o fatti da una fonte appunto di controinformazione a cui non ha importanza se sono veri o falsi in questi termini, è che noi siamo abituati fin da bambini proprio, siamo allenati, addestrati, l'educazione è stata fondata su questo principio che secondo me è veramente orribile, di prendere a noleggio i pensieri già pronti, come in un'idea che è molto medievale, è già stato tutto detto, è già stato tutto scritto, è già stato tutto pensato, che significa, si traduce nel cosa vuoi inventarti tu. Quindi quando siamo di fronte a un qualunque fenomeno, il meccanismo automatico è ascoltare, sentire pensieri che qualcuno ha su quel fenomeno, trovare quello che ci piace, ci risuona di più e adottarlo. Ora, di nuovo, non è una cosa sbagliata di per sé. Se noi ogni volta che vediamo un fiore, vediamo un trespolo, vediamo lui con la telecamera, vediamo voi che applaudite, ci mettessimo a riflettere fin dall'inizio del senso di questa cosa, dobbiamo ricostruirla in termini originali, saremmo paralizzati, ovviamente. Quindi non vivremmo più. Quindi è ovvio che la maggioranza dei casi prendiamo per scontate e noleggiamo percorsi di pensiero. Quello che è un vero problema, secondo me, è che avviene tutto a livello inconscio, non lo sappiamo. Ci succede, ma non lo sappiamo. Il risultato è che noi poi siamo lì a sostenere un'idea che non abbiamo pensato, fingendo di averla pensata, perché non lo sappiamo, perché non ci abbiamo riflettuto sopra. Allora, e qui veramente chiudo in un attimo, perché dovrei parlarne per un'ora di sta cosa, ma che cos'è davvero pensare? Come funziona? L'esempio che faccio sempre è quello della settimana enigmistica, c'è un gioco molto famoso, e credo che quasi tutti ricorderanno, che si chiama Che cosa apparirà, in cui c'erano dei puntini dentro uno spazio che sono solo dei puntini, in quel caso numerati, no? Uno li guarda, vede dei puntini, non significano niente, poi li collega seguendo i numeri ed ecco che appare una spiaggia, un ombrellone, un drago, che ne so, altre cose. Questo è pensare, prendere dei puntini che non hanno un significato, collegarli e dargli un significato, assegnargli un significato. Vedete che è un atto creativo. Noi pensiamo riflettere, pensare siano delle cose, speculazioni filosofiche, teoriche, no, è un atto creativo, è prendere una materia informe e dargli un significato. E guardate che questo è importantissimo, pensate a chi fa una lotta terroristica contro il patronato, ha punito dei puntini, ha detto questo lo chiamo patronato e gli sparo, no? E poi spara.